Speciale Fantacalcio, la rubrica settimanale dedicata alla tua fantasquadra. La tua fantasquadra, per il 37esimo appuntamento di Sottoporta Show, che fantasquadra ha in serbo per i nostri ascoltatori, caro Cyrus? Ah, una fantasquadra molto interessante perché ovviamente si basa su anche i risultati delle ultime partite, quindi stiamo parlando di un 11 sicuramente competitivo. E per questa settimana abbiamo scelto questa formazione, schierata con il nostro solito 3-4-3, che funziona sempre a Fantacalcio, con Donnarumma tra i pali. In difesa abbiamo deciso di schierare Bruno Peres in Roma Pescara, Koulibaly che affronterà appunto il Sassuolo e Alexandro che giocherà contro il Genoa, anche perché Alexandro potrebbe anche giocare in un ruolo molto più avanzato, visto comunque insomma i problemi che sta avendo anche la Juventus, quindi potrebbe essere un'ottima soluzione schierarlo in difesa. Poi a centrocampo sfruttiamo il momento positivo di due esterni, vale a dire Bernardeschi e Felipe Anderson, che stanno disputando secondo me un ottimo campionato e stanno segnando anche dei gol importanti, e con loro mettiamo Pjanic e Kessié, che sono diciamo il giocatore più esperto e quello più giovane di questo campionato, che comunque insomma con la loro classe, la loro qualità, la loro fantasia possono sempre incendiare tutte le partite. Tridente offensivo molto interessante perché c'è il Papu Gomez che sta vivendo un grande periodo con l'Atalanta, Immobile che ovviamente non segna da qualche partita e lui ci sta abituando troppo bene, ovviamente deve tornare a gol, e poi Salah in casa col Pescara che dovrebbe trovare le dita facile. Quindi andiamo a riepilogare il nostro 11 di questa settimana, 3-4-3 con Gigio Donnarumma in porta, Bruno Peres, Koulibaly, Alexandro in difesa, Bernardeschi, Pjanic, Kessié e Felipe Anderson.